Cesare Grasso, figli della me. Shiva, dove sei finito? Ti prego, torna, perché ci siamo rotti il cazzo di questo fake gangsta portato all'estremo, ma senza personalità. Perlomeno, ma senza essere bravi a fare le rime, almeno te repare di bravo. E a fare fake gangsta. Avecene, Shiva! Avecene, Shiva! Avecene, Shiva! Non ti rendi conto di quello che perdi finché non l'hai perso? Io sono stato un coglione a romperti le palle, Shiva, perché poi dal peggio non c'è mai limite. Ti ricordi quando c'era nella Darpalo Gang? C'era una vecchia ad Atene che andava a pregare per il dittatore. Pregava gli dei: ti prego, non fare morire il dittatore. Entra il dittatore nel tempio e dice: vecchia, brutta, obesa di merda! Ti facendo dei body shaming. Sì. Però non era penalizzato. Però se ti mangi la pasta asciutta e ti dicono che sei chiatta, stiamo parlando dell'antica è solo Irlandia. Che è un consiglio, no? Ma questo è il cazzo di King del Tempio. Mo che cazzo gli vuoi dire a questo? E gli dice: perché preghi che io vi affamo, vi faccio le denunce, vi mangio, perché se muori tu chissà quello dopo che è peggio. E allora lui, risentito, va a casa a mangiarsi un panino. E piangere. E io piango anch'io da solo, perché quando dico cazzo, avevamo Shiva, potevamo tenercelo come un gioiellino. E ti dici, ma a me che quando sentivi i dischi di Shiva, porca puttana, rappa, almeno è bravo. Delle rime. Fai ritornelli fighi. Bravo. Fai ritornelli, uno dei pochi che fai ritornelli fighi è Shiva. Ma poi la cosa interessante è che lo metti dove lo metti, ma lo metti a Real Talk, lo metti a fare il trap take. È come Gue. E lo fa. Sì, è come Gue, però non è Gue. È l'unico problema di Shiva, che non è Gue. Vabbè, ma lascialo crescere. Ah, se riesce. Lascialo crescere. Shiva, fatti spazio con i denti, fatti, e con le unghie. Coi e denti, non no, ferma. Si rovina l'apparecchio. Però con i calci, con i po' di body shaming, Shiva. Io ho i denti gialli. Non è che poi possiamo solo dirgli cose belle a Shiva. Allora, Shiva, adesso perdonami. Possiamo lasciarci andare. A parte che si chiama Milano Ovest, ed essere viola. Si chiamava Milano Ovest. Raga, se volete che inizia la reaction, mettete like e iscrivetevi al canale. Seguiteci su Twitch per le interviste ai rapper. 3:33, un piccolo freestyle di Adam 11 alla produzione alle macchine. Si chiama Take 3. Adam 11? Perché lo conosciamo? Adam 11, perché sono produttore. Ah, Take 3. Ciao, sono Leo, questo è Take 3 di Shiva. In questo video scoprirete lo spoiler del prossimo secondo. Grazie, Leo. Ciao, Leo. Era inverno, stava male. Però io su Forza ce l'ho questa. Che merda, sto guardando! È bellissima. Che merda, sto guardando! Io ce l'ho uguale su Forza. Enzo Miccio esce da sta macchina, secondo me, con gli AK di avorio. Ma che merda state facendo? Ma lasciali stare, mi piace tantissimo. Era inverno, stava marcesano, toccando una Glock. Ho capito che se non cambiavo, sto finendo un altro giro. Loro stanno finendo questo stop. In regione, angeli versano le ci lascio l'alluvione. Di come nasso che il sonno è il cugino della morte. Ok sì, ma sono caldo come il cucchiaio del crack. È la prima volta, mi fermo per col piede, addormentato sul gas. Vai. È difficile essere vero, qui colpi padri sono sempre assenti. Ho tra i debiti dei giochi. La verità è come la coca, non c'è pura. E da quando ero innocente è cambiato, non fuori perché c'han paura. Ehi. Ma tra me e te ci sta sempre una differenza. Era perché sai di essere in perdita. Wow. Cerchi attenzione, non sei una tomba che aspetta la tua carriera, sono io. Devo stoppare un secondo. Ho veramente difficoltà a farmi piacere le similitudini sforzate con la droga. Il cucchiaino caldo. Carezzare la Glock, secondo te, era una similitudine o una minchiata? È quello il discorso, no? È tutto bello finora, tranne quelle forzatamente tre street. Cose forzatamente street, bravo. Però sai cos'è? Piace, linguaggio crudo, rap. Voglio difenderlo sto giro. Ok. Voglio difenderlo. Ok, io farò quello che non piace allora. Allora, sta roba piace. È gangsta senza fare il gangsta sto giro. Sono similitudini. Sì. Non sta dicendo io vado. Io ti spaccio. Però cominci con ho toccato una Glock, ho cambiato. Beh, la vita. Quella è la minchiatina. Se non rappavo, l'unica era fare le rapine. Te l'ha messa giù in un altro modo. Anche noi dicevamo o facciamo i corrieri o facciamo gli youtuber. A fare i furti, però cioè non fare le rapine. Vabbè, ma ognuno sceglie il crimine che gli piace. Io rubavo il rame, sarà una cosa di attitudine. La rapina è brutta. Sinti. Vabbè, comunque sono cazzi, sono cose nostre queste. Vabbè, però la rappata è fighissima. Sì. La rappata è fighissima. Infatti non gli posso dire un cazzo, l'unica roba che sentivo proprio male, questa sforzatura. Similitudini sulla street life. Non c'è niente di puro come la coca. No, la verità non è mai pura come la coca. Vabbè, se gli piace la coca. Non sei Vincenzo Lanfossia. Perdonami.
quello che non ha l'invito. Su tu hai puntato il dito nella strada buia. So che a parte suona l'oro, dopo non rimarrà nulla. E adesso provo. Che bella le bandane viola, finalmente un colore che mi piace. Spacchia la macchina, ti piace? Sì, botto. Ora capisci perché non posso fidarmi. No, ma che robe? Un'altra retata, un'altra no. Raga, rischio in mezzo alla strada. Se il denaro è la radice dei mali, perché le foglie si sfido nemmeno dei miei stessi familiari. E dannazione, il fatto che hanno fottutamente ragione. Le preghiere sono sempre poche, pausa e stop. Nelle mie rime non c'è fase morbida. Ma che roba rap? Pausa e stop. Ma che roba anni 90 ha fatto, bellissimo. Bellissima, peccato che poi ha ripreso questa traccia con il Super Gangsta. Come dicevi tu, veramente un po' è entrato ancora quella mentalità lì di ripare con quella roba lì. Pausa e stop. Nelle mie rime non c'è fase, bastano le briciole se la vita ti ingoia. Quello che trovi è noia. Era Santan, sono io. Quello tanta roba, bravo Shiu. Tra una cosa e l'altra ci sono dei concetti molto interessanti. Sì. Non ci provocano danni le tue stupide armi. Guarda, mi hanno detto, guarda che il video è proprio brutto, ridicolo. Devi fare una polemica grossa. Aspetta, vediamo. Troppo twist finale. Ah, per vabbè. Atterrò a London, stavo ascoltando dei beat di London. Quindi la stagione nuova di Shiva sarà Rondo meglio. Rondo giusto. Rondo giusto. Rondo giusto. Senti un po', mi hai parlato di, mi hai detto una cosa fighissima, che la povertà uccide chi la vive ma arricchisce chi la tollera. Come me lo spieghi però, tu che stai bene, andare nei quartieri brutti, nei quartieri che popolari, dove la povertà la vivono col macchinone ridicolo e fare il video lì? E non mi venire a dire che io vengo da qua, quindi qua da qua. No, però, perché aspetta, non è quello. Il discorso è che se una persona si sente vicino a un quartiere, io non so niente, ne sto parlando da esterno che non sa nulla. Anch'io sto solo provocando un discorso. No, infatti, no? Il discorso, cioè la mia risposta, visto che adesso siamo ormai reinvertiti, sì, di nuovo, okay. Non sappiamo da dove viene, non sappiamo cosa vive, che cosa ha vissuto nel suo passato, e non ce ne frega un cazzo, a parte le cose che ci hanno raccontato, ma a parte quello non sappiamo, e poi non sappiamo neanche se sono così tutte vere le cose che questa è una cosa che abbiamo detto anche di quelli che vanno a farsi video alle vele. Assolutamente. Se tu sei un rapper, mi dici che ceni sui Mercedes, sei pieno di cash, e poi non vedo che fai della beneficenza o che fai delle scuole, delle cose nei quartieri, ma vai solo a girarti video per fare il bello con il disagio degli altri, insomma, questa cosa è un po' un controsenso, ma soprattutto anche una mancanza di rispetto verso un luogo che effettivamente subisce. Sembra di andare a vedere gli animali allo zoo, no? Allora faccio il video nel quartieraccio. Allora abbiamo però da quella parte di dove abbiamo parlato di questa cosa, parlando di ragazzi di Milano che sono scesi alle vele per fare il video, è un discorso. Quando parliamo poi di gente che va e vive ha vissuto magari in un quartiere, adesso ha fatto due soldi in più, torna per far vedere un certo tipo di difficoltà, e allora lì è un promo che si fa a un certo tipo di vita per far capire che promo è sbagliato, no? Ci sono due tipi di lettura la roba. Bisogna scrivere anche qua sotto voi cosa ne pensate, perché noi diamo degli spunti di riflessione per ragionarci sul rap, se no è impararci la canzoncina a memoria ed è finita lì. Quello che dici tu io lo sposo al 100%. Fate qualcosa per i quartieri, rapper coi soldi. Non andate solo a farci il video nei quartieri, costruite delle scuole, che i ragazzi hanno bisogno di andare a scuola per non farsi fottere, devono sapere le cose. Tanta gente della vecchia scuola nei quartieri, non avendo soldi, ha creato dei gruppi di lavoro, di studio. Io ho detto scuola, ma nella sede scuola laboratori. E non solo di laboratori di rap, laboratori in generale. Palestre, date dei soldi alle palestre. I ragazzi che ballano, le palestre popolari salvano tantissimi per ragazzi ai quartieri. Abbiamo lasciato che i ragazzi dell'estrema destra creassero delle palestre popolari, prendendosi molto spazio nei quartieri, certo. E dando più. Ed è un problema, perché le palestre popolari di sinistra, che questi si fumano i cilo un po', si sono sfiatati, e cazzo va dal narmico. Con quelli di sinistra. No, ma a parte quello, è proprio perché, per dire, lasciamo fuori la politica da queste cose, no? Che sia destra o sinistra. Però mettete i soldi nei quartieri. Cerchiamo di prendere i ragazzi del quartiere, possano lavorare con i ragazzi del quartiere stesso, evitando infiltrazioni politiche, esatto. Ed evitando poi di prendersi delle paternità che non, per carità, è buonissimo, perché qualsiasi tipo di beneficenza, raga, sì, guarda l'area bene. 51, raga, non andate all'area 51 a farvi la foto e basta, o il video. Cacciate i soldi, rapper, cacciare i soldi per il popolo, finanziate l'area 51, finanziate i vostri quartieri, mettete i soldi non ai 20 euro ai bambini per i video rap, i baby modelli per i video rap, a me non mi neanche a me piace questa cosa, non, ma proprio associare proprio il bambino al rap, ma poi non è neanche uno vero del quartiere, è uno che in tutti i video rap è pagato per stare lì.
Non lo so cosa mi deve rimostrare sta cosa. È inutile che poi venite a mandarci in privato le minaccette scrivendo con gli insulti omofobi. Cioè, ci avevamo fatto le robe con i transessuali, sì, e noi due, no? Bambini. No, no, sono quelli che gestiscono il bambino. Ah, capito. Quindi, ah, raga, peggio. Guarda, manco li prendo in considerazione a questo punto, perché vi fate solo buttare figura se voi. Se c'hai più di 30 anni e fare i meme con i trans, raga, Vi dimostrate per quello che siete. Detto ciò, Shiva, bel pezzo. Il troppe analogie con uno stile di vita che era quello. No, anche a metà. Quando ha ripreso la seconda strofa, anzi, la proprio l'ha cacciata pesante. A questo punto preferisco una spettacolarizzazione di una situazione dove però c'ha una morale alla fine del dire stiamo tutti bene, siamo in quartiere, stiamo bene, piuttosto che una spettacolarizzazione di uno stile di vita che ti porta soltanto a fare delle risse, esatto, e rovinare la vita anche no, delle altre persone. Almeno quindi, c'è da dire che Shiva sa repare, sa scrivere, ha messo dei bei concetti, certo, ha usato le analogie perché ormai il suo personaggio ha preso quella strada lì. Il viola è un bel colore. Bella pesciva. Beh, ti ho detto che mi piaceva il video. Però la bandana, il SUV bandanato viola, io voglio capire. Io lo voglio su Forza Horizon, ragazzi. Inutile, mandatemi il modello perché devo farmelo subito. SUV bandanato viola, raga. Ciao.